dolcezze ed eccomi qui come ogni mese con il gioco della Nail Art. Per chi non sa di cosa si tratta, è un gioco che farò ogni 14 del mese per tutto il 2013. Comunque giù nell'info box trovate il primo video dedicato al gioco della Nail Art per capirci di più con tutte le regole eccetera. Allora, per questo mese ho pensato di non iniziare la Nail Art io perché voglio che siate voi a sbizzarrirvi con la fantasia e creare una Nail Art per Halloween. Quindi il tema di questo mese sarà Halloween. Divertitevi, fatemi vedere tantissime Nail Art spaventose, ma allo stesso tempo, non lo so, divertenti, creative, insomma, divertitevi al 100%. Ricordo una cosa molto importante, che per partecipare dovrete leggere il regolamento ufficiale giù nell'info box, mentre le regole base ve le dico io qui in video. Allora, la prima è essere iscritti al mio canale YouTube. Se non lo siete, cliccate il pulsantino che trovate sotto al video con scritto iscriviti. Poi dovrete mettere questo video nei vostri preferiti per farlo circolare un pochino e per far conoscere il gioco della Nail Art anche alle altre persone. E se vi piacciono i premi e il tema di questo mese, è gradito come sempre un pollicione in su. Adesso vi faccio vedere tutti i premi che si aggiudicherà una persona soltanto e la sceglierò io ovviamente in base alla creatività, alla Nail Art finita e al montaggio del video. Quindi ecco i premi. Allora, come primo premio ho pensato di prendervi questo kit dell'Equilibra, eccolo qua. È un cofanetto e all'interno contiene una crema mani al burro di karité e una saponetta al burro di karité. Entrambi i prodotti li ho provati anche io e mi piacciono veramente tantissimo e quindi ho pensato di prendervi questo cofanetto anche a voi. Poi, come secondo premio, anche per voi perché l'ho già messo nel giveaway questo kit, è un kit di Sephora con 4 smalti. Allora, all'interno c'è uno smalto fucsia, un top coat con paillette e glitter, uno smalto bordeaux scuro e uno smalto argento. È 4 premi in uno e sono tutti bellissimi. Poi ho preso alcuni smalti di questa marca qui. Questo qui è un blu con un finish molto particolare perché all'interno ha delle paillette bianche e nere, quindi è veramente molto carino. Poi, sempre di questa marca, vi ho preso questo qui con paillette verdi, oro e rosa. Poi questo con le paillette multicolor ed infine questo smalto con tantissimi glitter, è un argento con tanti glitter multicolor. Mi scuso se nei tappi di questi smalti c'è il prezzo, però se provo a levarlo rimane la carta e non è bellissimo, quindi ahimè dovrete toglierlo voi, scusatemi tantissimo. Ed infine vi ho preso alcuni decori per la Nail Art, cuoricini, brillantini, perline, insomma di tutte di più e di tutti i colori. Questo è tutto dolcezze, spero con tutto il mio cuore che i premi e il tema di questo mese vi piacciono. Io auguro buona fortuna a tutte, buona partecipazione a tutte, non vedo l'ora di vedere i vostri video. Nel frattempo vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!